La Juve rallenta ancora, non riesce a vincere neanche in casa contro l'Atalanta, nonostante comunque una prestazione positiva. La Juventus si ferma inginocchiata davanti a un centrocampista che si vede tantissimo la Juventus, che è Teum Koopmeiners, che fa due gol e inchioda la partita sul 2-2. Bella a tutti ragazzi da Frantuf. Prima di guardare il video vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e lasciare like e un commento per supportare il canale. Vi ringrazio sin da subito. Finisce in pareggio Juventus-Atalanta, una partita divertente con una Juventus che ha approcciato nel secondo tempo in maniera estremamente positiva rispetto ad un primo tempo invece negativo per la Juventus, che non è riuscita a rendersi pericolosa dalle parti di carne secchi come avrebbe dovuto, con delle imprecisioni importanti sotto porta da parte anche dei suoi giocatori più importanti, con un centrocampo che ha fatto una prestazione a mio avviso insufficiente, con un'Atalanta che invece ha dimostrato invece di essere estremamente cinica. Tre tiri in porta per l'Atalanta, due gol e una grande parata di Szczęsny. Questa è la differenza magari anche per chi dice che la Juventus ha una rosa estremamente superiore alle altre. Sono giocatori invece che la Juventus, giocatori di questa grande qualità, secondo me, mancano alla Juventus, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo. Un centrocampista che ai tempi di inserimento, a tiro da fuori, a tutto, a conclusione in porta, un giocatore che ha tempi di gioco, che sa quello che deve fare, lo fa perfettamente all'interno del campo, che sa dove deve mettersi, che sa anche tirare in porta, cosa che invece il centrocampo della Juventus quest'anno davvero ha dimostrato pochissimo, una qualità che la Juventus ha davvero poco. Il tiro da fuori da parte di un centrocampista è davvero un qualcosa che per la Juve è quasi un tabù. Un gol di un centrocampista ormai da fuori area non si vede da tanto tempo, a parte quel tiro deviato di Locatelli quest'anno, ma poi davvero davvero poca roba. Invece l'Atalanta con questo giocatore, che è un giocatore che obiettivamente a centrocampo ti fa una differenza incredibile, perché come detto c'ha qualità a tiro da fuori, a tempi di gioco, a tempi di inserimento, perché il secondo gol arriva da un suo inserimento, che fa un movimento praticamente da punta vera e propria. Un giocatore completo che alla Juventus manca come il pane, perché se andiamo a vedere e andiamo ad analizzare il centrocampo della Juventus di quest'oggi, è stato quasi del tutto insufficiente. L'unico giocatore che, come al solito, bisogna dire, si salva nonostante un primo tempo, secondo me, un po' sottotono, visto probabilmente l'infortunio che ha subito pochi giorni fa e da cui si è ripreso davvero in tempi record, è stato, come al solito, Weston McKennie, autore di nuovo di due assist, il migliore in campo insieme ad Andrea Cambiaso, oggettivamente nella Juventus. Per il resto, il centrocampo della Juventus, secondo me, ha fatto una partita profondamente negativa. Locatelli, ho visto sbagliare troppi passaggi per un giocatore come Locatelli. Tantissimi errori anche basilari per un giocatore che non dovrebbe assolutamente farne. È entrato Nicolussi Caviglia al posto di Miretti. Miretti nel primo tempo è riuscito a conquistare qualche fallo, ha fatto dei movimenti buoni, però poi sotto porta, appena si avvicina all'area, è sempre molto timido, non sa quello che deve fare, non sa perfettamente quello che deve fare, non ha le qualità probabilmente neanche per fare certi tipi di giocate, perché non ha la qualità per fare il tiro in porta, non ha la qualità per fare un passaggio decisivo per far arrivare in porta qualcun altro. È un giocatore che obiettivamente sta dimostrando, secondo me, sempre di più di non essere assolutamente un giocatore da Juventus, perché anche oggi, secondo me, ha fatto anche dei buoni movimenti, ma poi quando si arriva lì davanti, quando si deve fare la differenza, non sa quello che deve fare ed è un qualcosa che non può assolutamente esistere per un giocatore che gioca all'interno della Juventus. Nicolussi Caviglia è entrato 15 minuti, ha perso 6 palloni, ha fatto degli errori anche lui abbastanza gravi, ha fatto partire dei contropiedi che potevano essere pericolosi, con un'Atalanta che si è dimostrata comunque alla fine anche abbastanza stanca, perché l'Atalanta è stata estremamente cinica perché ha attaccato poco l'Atalanta rispetto al solito. Rispetto alle partite che ha fatto anche contro il Bologna, anche contro lo Sporting Lisbona, l'Atalanta che nel primo tempo l'Atalanta con il Bologna ha attaccato a 1000 all'ora. Quest'oggi invece l'attacco dell'Atalanta è stato praticamente quasi nullo, perché c'è stato davvero poco per l'Atalanta, che ha segnato su un bellissimo schema da calcio di punizione contro una difesa della Juventus estremamente distratta. Una cosa che non può assolutamente accadere in uno scontro diretto, che secondo me poteva essere quasi un match point per la Juventus per la qualificazione in Champions, perché in caso di vittoria sarebbe volata a più 13, mi sembra, sulla Roma, a più
più 14 sull'Atalanta, quindi sarebbe stata una vittoria quasi definitiva per quanto riguarda la Champions League. E invece adesso la Juventus si ritrova al terzo posto, a più 11 sulla Roma che deve giocare stasera e potrebbe avvicinarsi e quindi portarsi a meno 8, fino a che qualche settimana fa era una distanza tra la Roma e la Juventus probabilmente di più di 15 punti, adesso è diventata di solamente 8 punti e c'è ancora uno scontro diretto da giocare. La Juventus che a parte appunto qualche giocatore ha fatto una prestazione insufficiente, anche secondo me Federico Chiesa, che è stato uno dei migliori contro il Napoli oggi, non ha dato le stesse sensazioni che ha dato invece nella partita contro il Napoli, soprattutto nel primo tempo, molto, molto fuori dalla partita. Nel secondo tempo è entrato un po' di più, ha avuto delle occasioni importanti, ma un giocatore come lui deve fare gol quando si ritrova solo davanti alla porta, e invece spesso e volentieri tende a sbagliare ed è una qualcosa che non può accadere. Allegri è estremamente in ritardo per quanto riguarda i cambi. I cambi della Juventus sono arrivati troppo tardi, troppo, troppo tardivi. I cambi della Juventus, che secondo me subito dopo il 2-1 avrebbe immediatamente dovuto fare dei cambi. Perché è lì che la partita deve svoltare, è lì che la partita deve cambiare. La Juventus si è portata in vantaggio comunque. Io l'avrei fatti anche i primi cambi, prima addirittura del gol di Cambiaso. Perché la Juventus prima del 65esimo aveva fatto vedere qualcosa, ma stava giocando male. Poi è subentrata comunque la grinta della Juventus, che è riuscita a portarsi sul pareggio con una bella azione orchestrata da Chiesa, McKennie e Cambiaso. È riuscita in qualche modo a portarsi addirittura in vantaggio con un cross di Ealing, che ha fatto una partita non bellissima assolutamente, neanche lui, e un tiro di Milik in cui forse Kannesecchi poteva anche fare qualcosina in più. Ed è riuscito a passare in vantaggio. È lì che la Juventus doveva fare i cambi, è lì che Allegri doveva fare i cambi, e invece non è riuscito, secondo me lì ha ritardato i cambi, ha subito il gol e poi ha fatto i cambi. È un qualcosa che non deve accadere, devi prevenire questa cosa, devi fare prima i cambi per impedire all'Atalanta comunque di immediatamente riprendersi la partita, perché l'Atalanta sembrava comunque abbastanza smorta, perché non era riuscita nel secondo tempo a creare tantissimo, aveva fatto quel tiro con Scamacca, ma poi poco altro, e lì per lì doveva secondo me fare dei cambi immediati per riuscire almeno a smuovere le idee per quanto riguarda la Juventus. I cambi sono stati ritardati, l'Atalanta è riuscita a trovare il pareggio addirittura su un assist di Jimmy City, perfetto per l'inserimento di Kop Meiners, su un tiro su cui Szczęsny forse anche in questo caso avrebbe potuto fare qualcosina in più, perché la palla gli passa proprio sotto le braccia, qualcosina in più poteva farla il portiere polacco. Di lì in poi la Juventus che spinge di più rispetto all'Atalanta, che come detto è sembrata stanca e ha avuto diciamo solo qualche ripartenza su degli errori della Juventus, che sono stati davvero tanti. Tra Locatelli e Nicolò Sigaglia quando è entrato ci sono stati tantissimi errori nei passaggi della Juventus, che hanno precluso anche tante azioni da gol. Anche lo stesso Weah quando è entrato ha dato davvero poca poca roba, ha fatto entrare Yıldız all'88esimo. Io ho capito che il ragazzo è sicuramente talentuoso, ma non è un cambio da fare all'88esimo, non puoi far entrare Yıldız così tanto tardi. Cosa deve fare questo giocatore? Non ha neanche il tempo probabilmente di toccare 3-4 palloni per fare qualcosa per svoltare la partita. L'occasione della Juventus al 94esimo ce l'ha anche avuta su un bellissimo cross, in questo momento mi sembra di Chiesa, e sulla quale si sono avventati sia Gatti sia Ken e si sono ostacolati a vicenda, e nessuno dei due è riuscito a trovare la porta. Un qualcosa che la Juventus paga in questo momento, la imprecisione sotto porta, perché la Juventus oggi non si può dire che sul piano della prestazione sia stata negativa, perché la Juventus ha attaccato meglio dell'Atalanta, più dell'Atalanta, ha tirato più volte dell'Atalanta, sia in porta sia comunque fuori, e quella proprio è una troppa imprecisione da parte della Juventus, che ha avuto tante occasioni per fare gol anche oggi, come era successo anche contro il Napoli, e però lì davanti manca la qualità per riuscire a mettere la palla in porta, manca la qualità anche del centrocampo per riuscire ad arrivare con un passaggio più semplice al tiro in porta, mancano anche dei tiratori da fuori da parte della Juventus per riuscire a tirare da fuori e mettere la palla in porta da fuori. Cosa che invece l'Atalanta ha dimostrato alla grande, estremamente cinica e con un giocatore che quando c'è un giocatore che non è che quando vuole giocare, è un giocatore che è estremamente completo, un giocatore completo che sa fare esattamente tutto, perché sa tirare da fuori, sa inserirsi e sa segnare, e sa essere assolutamente decisivo, come è stato appunto Kop Meiners oggi in questa partita. Un giocatore che la Juventus a centrocampo manca come il pane, perché i giocatori di qualità la Juventus a centrocampo mancano davvero, perché se il giocatore
più decisivo per la Juventus in questo campionato a centrocampo è stato nettamente Weston McKennie, che è un giocatore che la Juventus in estate ha cercato in qualsiasi maniera di vendere, perché l'obiettivo della Juventus di quest'estate era vendere McKennie, non sapeva a chi darlo perché non lo voleva nessuno. Bisognerebbe farsi qualche domanda anche sulla qualità della rosa di Allegri, perché non è possibile che il più decisivo a centrocampo sia McKennie. E la Juventus senza McKennie va in enorme difficoltà, perché nel primo tempo è stato un McKennie sottotono e la Juventus non è riuscita a rendere al meglio. Invece, nel secondo tempo è riuscita a giocare molto meglio rispetto all'Atalanta. Fatemi sapere nei commenti un po' cosa ne pensate della situazione delle due squadre, con l'Atalanta un po' stanca che deve fare questo rush finale per arrivare più in alto possibile in campionato e per avvicinarsi anche alla per quanto riguarda l'Europa League. L'Europa League deve andare sempre più avanti. L'Atalanta che non vince da 4 partite, giocherà la prossima in casa contro la Fiorentina, un altro scontro diretto per quanto riguarda l'Europa, e sarà sicuramente fondamentale per l'Atalanta fare punti. Fatemi sapere un po' nei commenti cosa ne pensate delle due squadre. Io vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciare like, di commentare, di condividere i video, di andare in descrizione dove ci sarà il canale TikTok, dove usciranno tutti i video per quanto riguarda riassunti della serie A, notizie di calciomercato, consigli su Fantacalcio e tanti altri video sempre riguardanti il mondo dello sport. Noi ci vediamo con un prossimo video. Bella!